Simone, Simone, dai, forza! Vedrai, è bellissimo, rimarrai senza parole! Diana, ci alleniamo? Sì, sì, mascotte, ma adesso devo fare vedere il mio vestito a Simone! Quindi, dov'è il vestito? Simone, non lo so, l'avevo appeso qui! Mascotte, hai visto il mio vestito? Diana, quale vestito? Per il ballo di fine anno, era qui! Ragazze, non ci crederete! Ho già comprato il vestito per il ballo scolastico, è stupendo! Lo dovete vedere assolutamente! Faccelo vedere! Ragazze, ve lo faccio vedere! L'ho portato a scuola stamattina! È bellissimo! È un abito edizione limitata! Ci sono solo due abiti così al mondo e uno di questi è il mio! Wow! Diana, l'hai pagato molto? Ragazze, beh, non è molto economico, ho speso tutta la mia paghetta, ma ne è valsa la pena! Prof Mike, per favore, mi lasci andare, è una cosa molto importante da fare! Buongiorno, Prof Mike! Ciao, ragazze! Ryan, allora non hai capito, devi ballare durante le vacanze estive, ora devi studiare! Va bene, ma devo avvertire quelli del mio corso! No, Ryan, non ti lascio andare, seguimi! Hai sentito? È un elefante affamato che chiede di essere nutrito. E quello è un leone con una zampa ferita. Salvo animali ogni giorno e ho bisogno del tuo aiuto. Riportiamo questi animali in perfetta forma e costruiamo case per ognuno di loro. Scarica ora il nostro gioco. I nostri amici animali ti stanno aspettando. Prof Mike, ma non posso dare lezioni di ballo quest'estate. Hanno già preparato altre cose. Non ci sono squadre migliori. Noi siamo le migliori. Frogs, potete allenarvi da un'altra parte? Esatto, andate in palestra, non qui. No, noi siamo qui. Ci alleniamo dove vogliamo. Oh, Bunny, lo sapevate che la vostra coach oggi non è venuta a scuola? Dicono che se n'è andata. Che cosa? Ma ci accompagnate lei a scuola stamattina? Meno male, sono contenta di non vederla oggi, è insopportabile. Dovrebbe allenare lei e Giada, hanno lo stesso carattere. Hai ripreso tutto, Sophie? Oh, tutto, Blondie. Domani la vostra coach vedrà tutto quello che avete detto. Sì, le diremo tutto. Benissimo, siamo contente che lo sappia. Tanto è una cosa reciproca. Esatto, non ci importa niente, anzi magari se ne va prima. Ragazzi, grazie per l'aiuto. Julie, chi ti piace di più, le Frogs o le Bunny? Per me sono tutte uguali, non saprei chi scegliere. Visto che non se ne vanno, andiamo via noi! Va bene! Oh, stai ancora riprendendo? Certo che sì! Perfetto, vedrete che bella punizione vi darà domani la coach! Vorrà diventare la nostra allenatrice! E ci renderà delle campionesse! Correrà da noi! Frogs, non sarete mai delle campionesse! Ragazza, ecco il mio vestito! Wow, com'è bello! Diana, ma perché l'hai preso corto? Di solito si mette sempre lungo! Ragazzi, perché li ho sempre messi lunghi? Volevo cambiare! Quindi, vi piace? Diana, è bellissimo! Sono senza parole! Il colore è bellissimo, lo adoro! Vorrei anch'io un abito così bello, uffa! Ragazzi, voi non l'avete ancora comprato? Cosa state aspettando? Non manca molto al ballo scolastico! Mamma mia, sono innamorata del mio vestito! Anche io sono innamorata di quel vestito! Di cosa stai dicendo? È il solito stile delle Bunny! Mi starebbe benissimo! Io non l'ho ancora comprato il vestito per il ballo! Ma le Bunny sono sempre un passo avanti a noi, che tristezza! Ragazze, ma è normale! Noi siamo le Bunny! Le più... popolari! Voglio essere la più bella al ballo scolastico! Blondie! Ragazze, devo avere quel vestito! Wow, è bellissimo! Mi sta bene, vero ragazze? Blondie, non puoi rubarlo, non va bene così! Blondie, sei pazza? Diana ha speso un sacco di soldi, è un'edizione limitata quello! Non ti perdonerà mai, Blondie! Se non glielo dite, lei non lo saprà mai! Ha detto che ci sono due abiti così, uno è mio, lei casomai comprerà il secondo! Ma cosa dici? Blondie, ci metterai tutti nei guai! Oh, questo è il mio vestito d'ora in poi, ti metterò qui, ti verrò a prendere dopo la scuola! Ecco qui, fatto! È mio! Presto ci sarà il ballo scolastico! Che bello! Sì, anch'io non vedo l'ora! Prof Mike, vi invito tutti sul mio yacht! Davvero? E noi vi invitiamo al nostro ristorante! Ragazzi, abbiamo un budget da rispettare, però! Buongiorno, Prof Mike! Scusi il ritardo! Ragazzi, come dicevo, abbiamo un budget. Dobbiamo scegliere dove festeggiare. Possiamo fare un picnic nel bosco. Allora che ne dite? Beh, non è un bel modo di festeggiare, secondo me. Non mi piace. A me non piace questa idea. Ho un boschetto dall'altra parte della strada, vicino casa. Posso andarci quando voglio. Prof Mike, nemmeno a noi Bunny piace questa idea. Saremo vestiti tutti bene. Non vogliamo rovinarci i nostri splendidi vestiti. Se facciamo il picnic posso arrostire marshmallow e salsicce. Nemmeno a me piace l'idea del picnic. Preferisco festeggiare sullo yacht di Leila. Sì, io voglio stare al timone. Avete già deciso allora? Frogs, non c'è bisogno.
bisogno di arrabbiarsi. Stiamo decidendo tutti insieme dove festeggiare. Voi cosa dite? Noi preferiamo andare al ristorante. Ma come ristorante? Il mio yacht è molto meglio. Decide la maggioranza, Leila. Ragazzi, io e Abby invece preferiamo festeggiare sullo yacht. È una bellissima idea, non credete? Sì. Bello. Sì. Prof Mike, cosa c'entra la coach? Lei è nuova. Dovrebbero festeggiare solo i prof che sono stati con noi dall'inizio. Lei non fa parte della nostra scuola, non capisco. Ragazzi, su, prendiamo una decisione. Iniziamo da te, Ryan. Ristorante. Io picnic. Per me lo yacht. Per noi il ristorante. Yacht. Anche io preferisco il ristorante. Io non amo molto il mare e nemmeno le barche. Sapete, soffro di mal di mare. Diana, la coach Abby mi ha detto che non è mai stata su uno yacht e che vuole festeggiare lì e prendere il sole. Quindi, ragazzi, festeggeremo sullo yacht di Leila. Evviva! Evviva! Ci divertiremo un sacco. Aspetti, prof Mike, non mi sembra giusto. Molte più persone hanno votato per il ristorante. Diana, puoi andare al ristorante ogni volta che vuoi. Leila ci ospita sul suo yacht, mi sembra un'idea grandiosa. Non è giusto però, prof Mike. Calmati, ogni tanto il prof ascolta anche me. E poi non dobbiamo spendere soldi per un vestito, possiamo metterci in costume. Fantastico, prof Mike. Prof Mike, ma Diana ha già comprato il vestito e ha speso tutti i suoi soldi per averlo. Come facciamo? E cosa ci interessa? Il mondo non gira attorno a Diana. Si farà restituire i soldi. Il mio bellissimo costume da bagno mi sta aspettando. Mi hai stordito con questo fischio, ti piace lei? Certo che no, sono felicemente single. Oh no ragazza, non sono pronta a mettermi in costume. Nemmeno io, non ho ancora iniziato la dieta. Dai ragazzi, abbiamo ancora un po' di tempo per metterci in forma, state tranquille. Se hai ragione, da oggi sono a dieta, non devo mangiare all'intervallo, vi prego aiutatemi. Oh mamma, sono insopportabili queste frogs. Ragazzi, allora abbiamo deciso, porteremo i costumi da bagno e la crema solare. Non vogliamo che nessuno si ostioni, ok? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ragazzi, la vostra cioccolata. Ora io e te. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ho vinto. Prenderai tu la carriola di papà. Ah, uffa, vinci sempre tu. Prenderai tu la macchina sportiva. Dai, non fare così, Timothy. È solo un gioco. Però alla fine il bolide non lo prendi tu. Io. Simone, ma sei proprio sicuro che tuo padre te la lascerà guidare? Ci tiene molto a quella macchina. Sì, esatto. C'è sempre da vedere se lui sarà d'accordo. Ragazzi, state tranquilli. Me la lascerà guidare. Non possiamo andare in vacanza senza una macchina. E se non vorrà lasciarcela? La noleggeremo. E chi la noleggerà, Tu. Simone, tu sei più grande di noi. Pronto? Salve, vorrei noleggiare un'auto. Quale dice? Beh, quella che piace a Diana, una Lamborghini verde chiaro. Simone, qualcuno ha deciso di anticiparti. Pronto, vorrei noleggiare un'auto. Quale? Beh, una Lamborghini gialla, un giallo acceso. Diana è innamorata di quella macchina. Giada e Molly hanno ordinato un bicchiere di latte con caramello salato. Pisa, quante volte te lo devo dire? Non abbiamo caramello salato. Hanno detto che avrebbero ordinato solo se c'era il caramello. E cosa facciamo ora? Non lo so, possiamo farlo noi. Cosa ne pensi? Ok, allora latte con caramello salato, speriamo che venga bene. Oh, mamma mia. Ascolta, Molly, parla velocemente, perché se Leila vede che sono seduta qui con te, si arrabbierà moltissimo con me. Su, forza, parla! Leila ti proibisce di parlare con gli altri, forse? Beh, la mia migliore amica, abbiamo un accordo, non possiamo parlare con nessuno. Ti farò un'offerta che non potrai rifiutare. Beh, io sono una designer e so che festeggerete su uno yacht. Hai già pensato che costume metterti? Beh, io mi sono cucita un abito lungo e adesso non è più necessario. Puoi comprare dei costumi da bagno da me. Ecco, guarda cosa ho fatto. No, Molly, questo costume da bagno è troppo per me. Non lo indosserò mai. E cosa pensi di questo invece? È molto originale, vedi? Queste sono fragole. No, Molly, non mi piace nemmeno questo, è orribile. Ok, e cosa pensi di questo? Ananas e cocco insieme? Molly, ma davvero li hai disegnati tu? Forse dovresti cambiare hobby. Assolutamente no, sono delle bellissime idee. Molly, io non prenderò nessun costume da te. Ne ordinerò uno online. Fai come vuoi, ma poi non ti lamentare se nessuno ti guarderà. I miei costumi danno quel tocco in più. Ehi, cosa succede qui? Oh no, Leila, aspetta, non è come credi, ti posso spiegare. Molly mi vuole vendere a tutti i costi un suo costume. Sì, questi sono i miei nuovi costumi da bagno, sono bellissimi. Molly, a me non mi interessa, prendi il tuo taccuino e vattene via. Giada, ti sei dimenticata il nostro accordo? Leila, no, assolutamente no, stavo solo ordinando i nostri costumi. Ecco fatto, me ne vado, ragazzi. Ma non dimenticate che i miei costumi da bagno sono i più belli, ricordatevelo. Beh, forse dovrei cambiare idea. Giada, mi hai ferito. Ti ho detto che non dovevi parlare con nessuno. Ma Leila, stavo solo scegliendo un costume da bagno. Giada, ieri mi sono comprato un nuovo costume da bagno, ti darò quello vecchio. Quello con i pois. Giada, non sono pois, ma ciliegie. Simone, la Lamborghini è bellissima. Sì, ragazzi, guido solo io. Sì, lo sapevamo. Ciao, ragazzi. Ciao.
Ciao Simone, ti sei già comprato un abito per il ballo? Sì, certo. Beh, non ne avrai più bisogno. Che vuol dire? Non vuoi più ballare con me? Mi lascerai? No, Simone, certo che no. Andremo al ballo insieme. Ma non ci servirà un vestito, piuttosto un costume. Quindi tutti dovremmo comprarci un nuovo costume da bagno. Molto divertente. Non è affatto divertente, ragazzi, è vero. Il prof Mike ha detto che festeggeremo sullo yacht di Leila. Uffa. Chi l'ha deciso? Volevamo festeggiare al ristorante. Lo yacht è già prenotato. Simone, sono arrabbiata anch'io. Mi sono comprato un vestito bellissimo e molto costoso, ma non mi serve. Il vestito è bellissimo. Ragazze, io vado ad ordinare 4 frappè e a cacciare Romeo dal nostro tavolo. Salve, sì, ho cambiato idea. Non voglio più una Lamborghini, ma una Rolls Royce rosa con interni rosa per abbinarla al colore del vestito di Diana. Simone, Romeo cerca ancora di conquistarmi, vero? Diana, io penso che non stia parlando con nessuno, sta solo facendo finta, si mette in mostra per te. Simone, il vestito che ho comprato è stupendo. Ce ne sono solo 2 al mondo e uno è mio. Devi venire a vederlo, assolutamente. Va bene, vengo con te a vederlo. Andiamo, andiamo. Ragazzi, torniamo presto. Ice, posso ordinarmi un costume da bagno? Non capisco perché hai bisogno di un costume da bagno. Ice, festeggeremo il ballo scolastico sullo yacht di Leila. Davvero? Noi non sapevamo niente. Che pessima idea. Ice, dai, ho bisogno di un costume da bagno. Voglio essere bellissima. Pizza, ci penserò io a voi due. Vi disegnerò dei costumi bellissimi. Molly, hai davvero un costume da bagno con le fragole? Mi piacerebbe averlo. Beh, sì. Allora lo compro. Ok. Molly, fai costumi da bagno. Poi dobbiamo metterci d'accordo sul prezzo. Certo, Romeo. Ne voglio uno rosa perché voglio essere coordinato con Diana. Oh, vuole essere coordinato, dice. Mario ha appena ordinato un costume da bagno bellissimo con le fragole. Io invece voglio un costume da bagno con le farfalle. Simone, dai, forza. Vedrai, è bellissimo, rimarrai senza parole. Diana, ci alleniamo? Sì, mascotte. Ma adesso devo fare vedere il mio vestito a Simone. Quindi, dov'è il vestito? Simone, non lo so, l'avevo appeso qui. Mascotte, hai visto il mio vestito? Diana, quale vestito? Per il ballo di fine anno era qui. Frogs, avete visto il mio vestito per caso? È rosa e oro, l'avevo messo qui. Ma secondo te ci piacciono i vestiti delle Bunny? Assolutamente no. Non l'abbiamo visto. Come non l'avete visto? Era qui appeso nel mio armadietto. Era qui. Diana, ma sei sicura? Ma sì, Simone, era qui. Il mio vestito è stato rubato. Diana, non fare così, vieni qui. Diana, quindi ci alleniamo o no? No, non hai capito, il vestito di Diana è stato rubato. Povera ragazza! Non c'è niente da ridere, il suo vestito è stato rubato. Il vestito è scappato via! Romeo, tieni, porta questi soldi nel mio ufficio, mettili in cassaforte, ti ricordi la password? Sì! Non fare scherzi. Va bene, zio Mike, stai tranquillo. Va bene. Prof Mike! Spostatevi! Spostati tu! Ragazzi, abbiamo deciso, andremo sullo yacht. Prof Mike, ma perché? A noi piaceva l'idea del picnic, ci godevamo la natura. Ho sempre sognato di arrostire marshmallow sul fuoco, è bellissimo. Sì, è vero. Potete andare quando volete a fare il picnic nei boschi, ma questa è una cosa molto importante e la festeggeremo su uno yacht. Prof Mike, ma io non so nuotare, ho paura del mare, non verrò. Io soffro mal di mare. Ragazzi, io credo in voi, sono sicuro che ci divertiremo un sacco e voi riuscirete a vincere le vostre paure. Bene, Prof Mike. Grazie per la comprensione. Prego, e mi raccomando, ricordatevi i costumi e la crema. Ma non ci posso credere, dove è andato il mio bellissimo vestito? Diana, calmati, è solo un vestito, non è successo niente. Avevi detto che ci sono solo 2 vestiti così al mondo, puoi sempre comprare il secondo. Nat, bella idea, ma dove li prendi i soldi per comprarne un altro? Diana, ti aiuterei io, ma non ho soldi. Uffa, sono rimasta senza soldi e senza vestito. Ma chi potrebbe averlo rubato? Uffa, non capisco. Uffa, mi dispiace tanto per Diana, non riesco a vederla così. Sì, lo so. Dobbiamo trovare il ladro. Ragazzi, non fatevi prendere dal panico. Diana, l'abito non serve più. Ti faccio vedere la mia collezione di costumi. Li disegno io stessa. Molly, grazie mille, ma non sono dell'umore di vedere i tuoi costumi. Chi potrebbe rubare il mio vestito? Forse... Leila e Giada. No, Diana, non ti abbiamo rubato il vestito. Forse l'hai solo perso. Uffa, non posso credere di non avere più il mio bellissimo vestito. Diana, calmati, dai. Vuoi che ti compri un altro vestito? Magari non così costoso, ma possiamo comprarlo molto bello come l'altro. No, Simone, voglio il mio vestito. Diana, mi dispiace. Quel vestito era perfetto per te. Nessuno potrà portarlo meglio di te. Wow. Sentile un po'. Che si credono di essere queste Bunny? Non lo so. Leila, mi chiedo chi abbia davvero rubato il suo vestito. Non ne ho idea, Giada.
Diana, qualcuno ti ha rubato il vestito. Ecco Romeo, mancava solo lui. Ascolta Romeo, è meglio che tu te ne vada. Non abbiamo bisogno di te e del tuo aiuto. Sì Romeo, mi hanno rubato il vestito. Per caso hai visto qualcuno con un vestito rosa e oro in giro per la scuola? Pensaci bene. Comunque se volete ci sono sempre i miei bellissimi costumi. Romeo, ho appena finito lo schizzo del tuo. Non essere triste, comprerò un nuovo vestito per te. Che cosa? Romeo, dove lo prenderai? E soprattutto con quali soldi? Idiota. Diana, ti comprerò un altro vestito, non piangere. Tornerò qui tra un'ora. Wow! Simone, hai sentito? Romeo mi comprerà un nuovo vestito. Ma è bellissimo. Diana, avrai un nuovo vestito. Hai visto? Tutto si è sistemato. Credimi, Diana, chi ti ha rubato il vestito se ne pentirà. Le tue amiche hanno ragione. Va bene, ragazzi, ora possiamo andarci ad allenare. Forza, andiamo. Diana, è vero che festeggeremo il ballo scolastico su uno yacht? Dici? No, ragazzi, festeggeremo.